Buongiorno a tutti ragazzi, promettiamo il fatto che io sono stata un'ora a cercare il cosetto che mi regge la macchinetta. No, non mi dite cavalletto, perché è un coso che si mette sopra il cavalletto. Ieri ce l'avevo sul mio comodino, oggi non c'era più e noi sono stata un'ora a cercare, indovinate dove stava? Sulla scrivania. Comunque, dovrei tipo uscire, infatti sono molto in ritardo, ma che ce frega. Finalmente possiamo fare questo Ask Lucrezia, raga. Ask Lucrezia! E non saranno molte le domande, a parte, prima cosa perché YouTube ha deciso di cancellarmi i commenti. Cioè dice che all'ultimo video ho 50 commenti, ma in realtà me ne fa vedere solo tipo 20. E quindi ho avuto molti problemi per quanto riguarda le domande, che ho dovuto infatti fare le foto alle mail, perché alcune non me le faceva vedere, altre sono sparite. Ed erano veramente belle domande, infatti mi dispiace per le persone che non sentiranno la loro domanda. Secondo me mi odia, pure mi ci si è messo il cosetto della macchinetta e YouTube. Commenti e quello, sono impazzita. Mi sa che è proprio la sfiga per il nostro Ask Lucrezia, ma abbiamo deciso di farlo e lo facciamo. Quindi, iniziamo! Bel video, Ask Lucrezia, i miei video li editi tu oppure c'è qualcuno che lo fa per te? Ragazzi, penso sia facile capire la risposta, perché sì, me li faccio da sola. Sono autodidatta e infatti si può vedere da molti montaggi, non so fare tante cose, ragazzi, mi dispiace. Infatti quando più imparerò più in là a usare il tutto, riuscirò a fare video più carini e più modificati. Per ora so fare solo le cose proprio base. Infatti se volete darmi consigli scriveteli qui sotto, sono sempre ben accetti. E poi si può vedere dal fatto che mi dite sempre che la musica è più alta del video, quando a me sembra che sia più bassa. So io, raga, so io. Precedentemente, hai mai avuto un canale YouTube? Oppure sei una persona che è venuta a che fare con telecamere o... La domanda continuava, ma non me lo fa vedere. Ma penso che non ci riuscirò, perché sto sfigata. No, non ho mai aperto canale YouTube prima. Non ho mai fatto video prima d'ora. Ho fatto solo... ho la mia telecamera, quindi uso la mia reflex con cui faccio tutte le foto. La mia piccola mora. Le visualizzazioni e tutto quello che c'è solo grazie a voi. Ask Lucrezia, quante cose hai attaccato in camera? Sì, allora voi vedete solo quella parte dietro che non è neanche la parte mia della camera, perché io condivido la camera con mia sorella. Per tutte quelle persone che hanno una camera condivisa possono capire il mio dolore. Questa è la sua parte, quella laggiù, e io ho un altro lato della stanza, ragazzi, che è molto peggio. Io forse ho avuto per un periodo un po' la mania di attaccare cose così, fin tanto che ci sono anche dentro al mio armadio. Se io apro l'anta dell'armadio ci sta di tutto. Intanto il mio muro piano piano si degrada. Prossima domanda. Ask Lucrezia, farai mai vlog? Ad esempio, se li farai in viaggio? Ciao e... ciao, non mi ha chiesto neanche da salutare, ma lo so che era sottintesa. Sì, non vedo l'ora di fare un viaggio, perché devo ancora viaggiare visto che c'è la scuola. E sì, farò video vlog dei miei viaggi, anche di alcune esperienze così. E sì, ci sto lavorando su e anche ho pensato alcune belle idee e non vedo l'ora infatti che iniziano le vacanze solo per fare i vlog, raga, farò vedere tutti i miei vlog. Mi piace proprio fotografare, fare video di luoghi che dove vado, luoghi di mare, io sono un amante del mare. Un altro ragazzo mi ricordo mi aveva chiesto che scuola frequentassi e mi pare che mi avessi chiesto sì, che scuola frequentassi in generale. Io faccio il liceo classico. Avrei tante cose da dire sul liceo classico, no, è un bellissimo tipo di studio, ragazzi, veramente è... sì, ok, lo studio e tutto quanto, però al di là dello studio ho fatto un confronto, a parte i miei licei, nonostante che questi perciò, c'è stato un periodo quando ero alle medie che io ero veramente analfabeta, ragazzi, io scrivevo male, ma come penso tanti di noi, come vedete nei miei periodi oscuri. Sì, vabbè, lo studio è tanto, ragazzi, lo sapete, io studio più di 5 ore al giorno, vabbè, tra una distrazione o un'altra, però studio tantissimo e magari non sempre ho dei buoni risultati, però mi sta diciamo formando molto e anche se non è un istituto che poi mi lascerà andare subito a lavorare, voglio fare l'università, quindi mi va bene così. Io continuerei, solo che me se magnano, no, non è vero, è che
Non so perché ho perso tutti questi messaggi, che vi giuro ragazzi, ce n'erano tantissimi, me ne avete fatti tanti, pure su Periscope me l'avete fatti. Solo che in questo istante non vedrò più niente, non c'ho più nulla, sono una persona disorganizzata, non ho fatto neanche il post su Facebook, quindi nessuno mi ha potuto fare la domanda su Facebook, ma il prossimo sarà meglio. Questo più che altro è stato un po' per iniziare a conoscerci, anche se non è che vi sto di tutta la vita mia, però, cioè non è che vi ho raccontato tutta la mia vita, però sapete almeno qualcosa di me, qualche informazione. Poi ovviamente potete fare qua sotto le domande che volete per il prossimo, che sarà magari tra un po' più di tempo, però ogni settimana nasce Lucrezia. Così diventa una cosa di domande. E comunque vi ringrazio tantissimo, il video del periodo oscuro è arrivato all'obiettivo e ora uscirà la seconda puntata, e vi tengo da parte tutte quelle perle che volete. E davvero grazie mille, non smetterò mai di ringraziarvi in tutti i miei video. Vi ringrazio. Cignozzo. Vi ringrazio. E grazie per i consigli che mi date, per le critiche e tutto, anche se ho avuto il mio primo commento da un hater, però mi sa che l'ha cancellato dopo che gli ho risposto, perché non c'è più sulla mia bacheca. Sono contenta per come sta andando tutto quanto, veramente. Ho fatto nuove amicizie ultimamente, ci saranno presto nuovi video, nuove collaborazioni, ma non vi dico niente perché deve essere tutta una sorpresa. E sarete soddisfatti di tutto questo. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, tutti i lunedì e presto anche più frequentemente. Infatti ve lo dirò, però vi pareva che non ci doveva stare una moto, cioè in 10 minuti di video non ci doveva stare la moto, certo. E niente, questi sono i miei cari sottofondo, i miei cari effetti sonori naturali, sì. Va bene ragazzi, lasciate 100 like, sì, vi voglio in chat, perché vedi, quando ve lo dico ve lo fate, se no no, voi fate tutti pigri perché sto dito non lo volete premere, dovete fare così, proprio là, tappata, dai un pugno e sì. Poi adesso l'altra volta farò un tutorial di come premere il tasto mi piace e condividete, qua sotto ci sono tutti i miei link, tutti i cosi, tutto quello che vi pare. Pure le mail adesso, quindi se volete per collaborazioni, per fare quello che vi pare, tanto non lo so, sta tutto qua sotto, c'è sta la mia carta d'identità in pratica. Sì, buona giornata, buona visione e ci vediamo nel prossimo video. Belli!